Le correnti di Foucault sono alla base dei freni magnetici. Le correnti di Foucault si generano quando un materiale conduttore metallico viene estratto oppure inserito all'interno di un campo B esterno. In questo caso, per esempio, una lastra di rame viene parzialmente estratta da un campo B, con la conseguenza che diminuisce il flusso magnetico attraverso l'area della lastra, perché dopo l'estrazione parziale una parte della lastra è uscita fuori dal campo B e quindi la lastra è attraversata da meno linee del campo magnetico rispetto a prima. Allora, sperimentalmente, quando si tenta di estrarre rapidamente questa lastra di rame, si avverte una forte resistenza. Questo avviene perché la lastra di rame si comporta come un circuito che subisce il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Infatti, avvertendo una diminuzione del flusso magnetico, soprattutto se questa diminuzione è violenta, improvvisa, cioè se noi tiriamo la lastra fuori dal campo magnetico con grande velocità, allora la lastra, vista come circuito metallico, reagisce cercando di rigenerare queste linee del campo B che vengono a mancare al flusso magnetico, cioè genera un suo B indotto che esce dal foglio verso di noi. Per generare questo B indotto, a livello atomico ricorre alle correnti di Foucault, cioè fa scorrere delle correnti in senso antiorario, in questo esempio, che appunto hanno lo scopo di produrre un campo B indotto che esce dal foglio e va a contrastare per la legge di Lenz la diminuzione di flusso magnetico esterno. I portatori di carica che si trovano all'interno del rame, muovendosi in questi vortici antiorari, le correnti di Foucault, subiscono delle forze di Lorentz che nel complesso, sommate tra loro, agiscono come una forza magnetica frenante che si oppone all'estrazione della lastra, quindi una forza magnetica rivolta verso l'alto. Ed è questa forza magnetica che agisce da freno magnetico. La variazione del flusso magnetico origina queste correnti indotte, le correnti parassite o correnti di Foucault, che scorrono nel metallo con un andamento simile a quello di vortici. La forza magnetica risultante, che agisce sulla lastra, è rivolta nel verso opposto a quella del moto che si vuole imprimere alla lamina, estraendola dal magnete. La situazione è simile a quella che abbiamo già visto nel caso di una sbarra che si muove in un campo magnetico, per esempio verso destra, con velocità V, e su di lei quindi nasce una forza magnetica verso sinistra, una forza magnetica che si oppone al moto della sbarra. Il campo magnetico esercita sulla sbarra, cioè sulla corrente che scorre nella sbarra, una forza che si oppone al moto, la forza magnetica frenante, appunto. Le correnti di Foucault sono alla base del funzionamento dei freni magnetici, anche per esempio nelle biciclette da palestra. Un altro effetto delle correnti parassite di Foucault è che causano il riscaldamento per effetto Joule del metallo.